Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Ancestors e siamo arrivati al decimo episodio. Decimo episodio che inizia a essere un po' più interessante, perché oltre a dover andare lì sotto a prendere l'altro meteorite, e ci muoveremo sempre insieme al nostro clan con altri due donzelli con i loro piccoli, la scimmia che ho scelto oggi per muoverci è Mbu. Si chiama proprio Mbu. Mai lasciare l'osso. Comunque, la scimmia che ho scelto per andare in esplorazione è quella più abile nella motricità e forse potrà tornarci utile. O comunque ragazzi, iniziare a sviluppare bene le abilità delle scimmie che sono un po' più sviluppate è la cosa migliore da fare, come andare a sfruttare i sensi di quelle più sviluppate o no. Io sinceramente laggiù vedo una tana di un serpente. Stiamo attenti. Ragazzi, abbiamo maturato un neurone legato alla motricità. E l'ho maturato proprio quando mi sono alzato in piedi per dare un'occhiata in più. Quindi sì, la motricità è legata anche a quando utilizziamo l'intelligenza in piedi. Ovviamente non riescono a mantenere una posizione retta tutto il tempo, ma ci arriveremo, ci arriveremo. Io un ovetto me lo mangio. Assaggiano pure loro. Siamo di guardia noi. Il serpente deve comunque stare qui in zona, per forza. Sì, stanno male. Bene, ci conviene bere un attimo. Alziamoci sempre in piedi per dare un'occhiata. Lì è il nostro insediamento. Quindi noi dobbiamo esplorare quella zona. Praticamente tutto quanto per di qua. Quindi continuiamo proprio per di qua. Abbiamo anche l'odore dell'acqua. Ragazzi, qui sembra tutto pulito. Poi non so quanto effettivamente lo sia, Però sembra pulito. Un bel po' di roba da scoprire che ci calma un pochetto. Però sempre che devo utilizzare i sensi per sentire qualche rumore. Dintorni razionalizzati.
Andiamo per di qua. Abbiamo superato la paura 10 volte. Dovrebbe essere una cosa buona, no? Allora, qui possiamo scoprire una zona, quindi andiamoci molto volentieri. Tra l'altro, lo abbiamo proprio qui davanti il meteorite. Oasi sulla sponda del lago. Questo è un altro insediamento. Io non ho visto nessun animale, ma... boh. Diamogli un'occhiata magari. Mangiamoci qualcosa. Tra l'altro non è neanche passato il fango. Attenzione. Serpente. Sta avvicina piano piano il balordo. Perché non sentiamo l'odore del serpente? Dove sta il serpentino? Ah, ma è uno di quelli piccoli. Qui sotto praticamente c'è la zona dell'insediamento. Non è che mi fidi troppo di questa zona. Gli uccelli proprio non gli frega nulla, eh. Neanche li analizzano le scimmie. Se ne vadino. Allora, diciamo che non me la farò mai a nuoto. Quindi passiamo lì su quel tronco. Sì. Per carità. Dato che sono pieno di energia, io faccio una cosa bella. Riposiamoci perché comunque è notte. E utilizziamo anche quell'energia, ragazzi, che abbiamo fatto fino adesso per sbloccare qualcosa di nuovo. Che ci abbiamo di nuovo? Motricità. Inneschiamo. Sarà possibile individuare più elementi distanti con i sensi. Vedete? Perché per esempio l'udito e l'olfatto non stanno allo stesso livello della vista. Prima abbiamo visto il serpente ma non lo abbiamo sentito né con l'odore e né con i rumori. Io credo che questa mia abilità qui si sia rotta, perché non è normale che che non funzioni. Potrebbe essere un bug? Speriamo di no. Buono, anche l'olfatto sta migliorando. Finalmente! Possiamo fare pochi metri volontari in piedi. L'abilità di portare un oggetto con entrambe le mani sarà acquisita. Possiamo prendere qualcosa di più pesante? Cioè iniziamo a spostare un peso con due mani? Sì, pesante o voluminoso. Ma anche tipo una carcassa? Perché se dovesse essere così possiamo portare... cioè andiamo a cacciare e portiamo davvero i resti degli animali che cacciamo al clan. Ho sviluppato bene o male il possibile. E al momento questi 6 potenziamenti ci bastano per bloccare tutto. Vedete? E voilà. Però stiamo per andare al meteorite. Vediamo quanti potenziamenti guadagniamo. Ammazza che tempo particolare. Mangiamo abbondantemente perché qua chissà che ci aspetta. Stiamo in piedi. Quanto riusciamo a spostarci? È ancora poco. Però guardate, ce la stiamo facendo. Ma io lo faccio iniziare a correre questo. Guardate l'energia che facciamo solo camminando. Risaliamo sopra.
Serpentone? Eh sì, serpentone. Sembra però non esserci altro. Guardate quanto cammina in piedi adesso. Perfetto, perfetto. No, sono contento ragazzi, davvero contento. Perché stiamo iniziando davvero a cambiare piano piano la situazione. Conviene muoverci qua, eh. Ma riusciamo a camminare? No, no. Ce la fate voi? No, c'è qualcosa. Cavolo. Sta lì giù. Qui è pericoloso, qui è pericoloso. Stanno sbadigliando. Allora, credo stia dormendo la pantera barra tigre lì sotto, eh. E fino lì va tutto bene. Il problema è che comunque questa zona non la conosciamo. Cacca, ma è gigante. È veramente gigante. Ok, però se andiamo da quella parte dovremmo razionalizzare. Ok, ok. Zona scoperta, ma la tigre sta sempre qui in zona, eh. Si è svegliata, si è svegliata. Anzi, cerchiamo di farci i cavoli nostri. Magari cerchiamo di stare anche in piedi che la destabilizziamo. Questi? Oh, i funghi! Quelli che trovavamo sotto le rocce. Adesso li troviamo così in bella vista? Proprio adesso li dovevo mangiare, no? Giustamente. Ok, ancora lì sotto. Non c'è altro, no? Bene. Andiamo per di qua, muoviamoci, diciamo, tranquilli. Abbiamo un osso. La palude del lago. Abbiamo raggiunto praticamente il tronco che ci dovrebbe portare nella zona della caduta del meteorite. Eccolo, quello lì sulla destra. Va bene, scendiamo. Io non vorrei che qui si trovino i coccodrilli, perché sai com'è. Siamo in tre, rischiamo parecchio, eh. Vai. Mettiamoci in piedi.
Concentriamoci subito perché qua non possiamo rimanere tanto tempo, eh. Se salgo qui. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci sono tutti? Andate qua dove siamo finiti. Allora, il nostro insediamento è lì. Guardate quanto abbiamo camminato. Questi sono stanchi. Prendiamo quel meteorite e via. È tranquillo qui? Acqua. Acqua. Ma guardate, fino a quando è acqua a me va bene. Perfetto. Andiamo, andiamo. L'isola dei coccodrilli? Dove sono? Non li abbiamo beccati. Forse non è stagione. Ma meno male. Ma andiamo via subito. Ma immediatamente. No, no, non molli. Non molli per niente. Oh, ci siete? No, dovete passare qua sopra. Non passate in mezzo all'acqua. Dai, 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 dai. Dai che ce la facciamo. Sta proprio lì, nella nostra zona di ritorno. Balorda. Va bene. Accetto la sfida, balorda. Vai, vai, continua così. Continua così. Tanto questa continua a attaccare adesso, eh. Ah, te ne vai. Vai, 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 vai. Ok, ci sono anche loro. Ma meno male che abbiamo quest'osso. E quanti sono adesso? Ok, due cinghiali. Serpente. Va bene, non mi lamento. Aia, 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 intimorisci, intimorisci. Non so neanche dove sia.
E senza farci troppi problemi torniamo all'insediamento e vedremo anche quanti potenziamenti abbiamo a disposizione. Dovrebbero essere aumentati, eh? Dovrebbero essere aumentati. Tra l'altro abbiamo camminato abbastanza in piedi e vorrei continuare a farlo perché dovrebbe migliorare piano piano. Attraversiamo qui. Ehi. Porca vacca. Mi sta anche abbastanza vicino a casa questo, eh. Vieni, vieni, vieni che te venga a mazzola. Porca vacca, dove sta? Non l'ho neanche visto. Ok, lo vedo. Continuiamo a gonfiarlo, ma a un certo punto... Dov'è? Dov'è? Ok, se n'è andato lì giù, ma... è pericoloso. Balordo. Abbiamo gonfiato, eh. Ma che si è rotto rosso? Non sembra. A dove andate, oh? Venite qua, scemi! Ok. Abbiamo la dopamina bassa. Porca vacca. Ok, si sono spaventati. Va benissimo. Piglia questa e mangia, piglia questa e mangia, che sennò qui non stanno tornando, no? Gentilmente non tornate. Li abbiamo svegliati. Siamo stati noi i malandrini. E non è andata male. Non è andata male. Non ho preso il meteorite, ma... ma alla fine con il meteorite non ci devo fare nulla. Salve, salve. Abbiamo incontrato di tutto. Però buono che non abbiamo beccato gli alligatori. Dai, dai, beviamo. Sono stanchi i nostri compagni di avventura, eh. Facciamoci una pennichella fino alle 9. Sì, facciamo le 9, dai. Alle 9 le nostre sorti verranno decise dall'evoluzione. Nuova abilità imparata per principio. Le probabilità di successo di un contrattacco sono aumentate. Alla grande, va bene. Vi ringrazio. Ragazzi, 12 potenziamenti. Quindi forse raddoppiamo quando troviamo un meteorite i potenziamenti a nostra disposizione? Perché adesso, avendo 12 potenziamenti, possiamo fare come ci pare. Anzi, dobbiamo esplorare ancora un po' per sfruttarli tutti. Altre 5 abilità possiamo andare a fare, quindi. Qui? Autocontrollo. Reazione contro un predatore. Ottimo. Non gli dico di no. Consapevolezza acustica. Va bene ragazzi, credo che per questo episodio possa bastare così. Ci possiamo mettere in piedi. Come avete visto, iniziamo a camminare un po' di più. Nel prossimo episodio ragazzi, io voglio tornare lì giù per controllare un po' quella zona. Ma non andrò con tutti i piccoli. Andiamo solo con 2. In modo tale che siamo un po' più tranquilli, pure se dobbiamo affrontare qualcuno in combattimento. E non dobbiamo stare troppo attenti agli altri nemici che rischiano di mangiare ogni 2 secondi tutta la truppa. Guardate che camminata. C'ha pure lo sguardo. È proprio bello il nostro MV. Ci siamo mossi parecchio, siamo arrivati lì giù. Sono abbastanza sicuro che dovremmo iniziare ad abbandonare gli alberi. Perché se ci avete fatto caso prima,
Gli alberi erano sempre più piccolini, soprattutto nella zona vicino all'isola dei coccodrilli. Dovremmo camminare un po' di più rispetto ad arrampicarci. Comunque, Dan Vu, ragazzi e piccolini, è tutto. La truppa vi saluta. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.